9 anni dall'esperienza ad Avanti un altro, reduce dall'esperienza all'eredità, che emozioni hai provato tornare in uno studio televisivo? Emozionante sicuramente perché l'Eredità è un game show che seguo quasi tutte le sere, insomma, quando è possibile, e mi è sempre piaciuto. E quindi ho pensato: ma sai che c'è? Adesso proviamo anche là, ma non perché mi piace andare nei quiz, però mi piace andare nei programmi che mi piace guardare. L'Eredità è uno di questi. Quindi sicuramente emozionante, sicuramente piacevole come esperienza. Il conduttore Liorni, che impressione ti ha fatto? Che persona è, per quel poco, insomma, che hai avuto modo di conoscerlo? Allora, Marco Liorni indirettamente lo conoscevo già perché comunque io lavoro per un'azienda che fa parte del gruppo Mediaset e quindi era capitato uno scambio di battute virtuali, io ovviamente tramite la pagina dell'azienda, quindi non come Luca Forte, e avevo avuto subito l'impressione che fosse una persona a modo, carina, generosa, disponibile e soprattutto umile. Dal vivo ha confermato questa impressione e non è così semplice perché capita spesso di trovare delle prime donne nel mondo della TV. Marco Lioli non è tra queste, ovviamente. Tornando al gioco dell'eredità, che tipo di gioco è l'eredità? L'Eredità è un gioco bello, ma a volte infame, tra virgolette, nel senso che può capitare che ci sia un altro che sbagli e sia a rischio eliminazione e si aggrappi a qualcun altro per salvare se stesso. Ed è quello che è successo a me. Io sono stato eliminato dal campionissimo, da Christian, che era lì già da 11 puntate, ma che io non avevo mai visto in azione perché io ho registrato 18 giorni prima della messa in onda, quindi 7 giorni prima che lui andasse in onda con la sua prima puntata, quindi non lo conoscevo televisivamente. Lui aveva fatto il doppio errore, ha puntato il dito contro di me e poi il campionissimo è venuto fuori e mi ha eliminato, insomma. Però, insomma, è molto piacevole come gioco, sicuramente. Marco Liorni, a fine esperienza tua, ti ha fatto elencare in modo divertente i tuoi 8 gatti, I miei gatti. che l'ultimo gatto non lo ricordavi. No, allora spiego. In realtà è una cosa nata dagli autori, perché prima della puntata gli autori vengono nel camerino di ogni concorrente e rileggendo un po' la scheda di presentazione, insomma, provano un po' di cose. E lui aveva fatto sorridere questa cosa degli 8 gatti, è rimasto sorpreso, stupito dal fatto che avessi 8 gatti e mi ha detto: ma te li ricordi tutti i nomi? Io ho detto sì, e ho cominciato ad elencarli. E poi, giustamente, come succede per i 7 nani, che si cominciano ad elencare, si arriva a 6 e dice: oddio, qual è il settimo? Qual è che non ho detto? Così è successo per i miei gatti, ovviamente ricordo tutti gli 8 nomi. E lui ha sorriso davanti a questa cosa, ha detto: rifalla anche in trasmissione. Ho fatto: ma come la rifaccio in trasmissione? In che modo? Quando siamo andati in studio, Marco Leoni ha letto la scheda esattamente come è successo poco prima, ha fatto: hai 8 gatti, ti ricordi tutti i nomi? E l'autore ha fatto: no, ma lui li elenca poi, eh. E quindi Marco Leoni, incoraggiato da questa cosa, a fine puntata si è divertito, ma non era preparata da parte mia e non è che potessi salutare i gatti che stavano guardando la TV in quel momento, ovviamente. Però allora ha fatto sorridere, io ho preso il fianco a questo gioco. Non è stata, diciamo, un'esperienza fantastica dal punto di vista, insomma, Dell'esito. dell'esito, però cosa ti porti dietro questa esperienza? No, io la trovo invece un'esperienza comunque fantastica perché io mi sono divertito. Questa esperienza ha lasciato un bel ricordo in me e spero di averlo lasciato io, in chi ha guardato la puntata, per quelli che mi conoscono, perché comunque sono andato lì, ho fatto il nome di Rocco Ravindola, quindi ho portato alta la bandiera della nostra comunità, ho parlato del carnevale ravindolese, quindi qualcosina è stato fatto. Ho ricevuto i complimenti, quindi comunque a livello personale è stata una bella esperienza. Poi chiaro, tornare a casa con un bottino è un altro discorso, però diciamo che si vive anche di emozioni, non solo di conto in banca, quindi va bene così. All'inizio ho fatto riferimento ai 9 anni dall'ultima esperienza nel mondo televisivo. A quel tempo ancora non eri professore. Tornare in TV da professore.
Tornai in TV da professore dopo 9 anni, appunto nel 2015 ero stato davanti un altro, lì avevo vinto, quindi lì si vede di emozione e di conto in banca. Fa sì che il giorno dopo la messa in onda i ragazzi, i tuoi alunni, ti dicano: "Prof, l'ho vista ieri sera in TV", ed è sicuramente carino. Detto ciò, comunque loro avevano già visto anche le mie puntate la mia puntata di Avanti un altro, perché avevano saputo questa cosa, non da me, non so chi gliel'abbia detto, e quindi: "Prof, ma lei è andata davanti un altro?" Eh sì, no, a me non piace andare in giro e dire: "Io sono stato davanti un altro", perché non voglio che sia il mio biglietto da visita o qualcosa da mettere sulla carta d'identità. È stata un'esperienza, poi se se ne parla bene, ma non sarò io a parlarne. L'eredità è un'esperienza simile, anche senza vincita in gettoni d'oro, comunque è stata ugualmente piacevole.